Il confronto è tra chi ha già perso tutto e chi invece il suo destino ce l'ha ancora in mano. Ritualità e santo pallone, breaking point, oggi si decide tutto. Buona domenica da Gabriele Cascella, Roma City Vasto Girardi, ultima di Serie D, l'ardua sentenza del 5 maggio. Capece, ancora Todisco, cross dentro l'area di rigore, il movimento e la capocciata da parte di Bonello, fuori di poco. Profondo Scognamiglio, vediamo chi arriva prima su quel pallone. Sparacello fa la lotta, è tutto buono. Sparacello, il tap-in di Renzo, 19 in stagione, non segnava da 5 gare e segna nella gara più importante dell'anno. 1-0. Si sovrappone Anzalone, la palla torna a Lisi, bella l'imbucata verso Caon che si gira in un fazzoletto, solo esterno della rete. Uomo solo in mezzo al mare, ma riesce comunque a stoppare il pallone e a portare in avanti l'avanzata del Roma City. Allarga dove c'è Cabella, stop di Mancino, lato corto, lob dentro l'area di rigore, Bonello si coordina, Di Renzo dentro l'area, tutto facile, secondo tap-in di giornata e secondo gol di Di Renzo che fa 20 in stagione, 2-0. Questo capovolgimento di fronte, c'è spazio da questa parte, Iacovetta dentro l'area di rigore, attenzione allo scarico al limite, la palla filtra, no, ancora buona, Cesaroni, zona tiro, Cesaroni calcia, Rimbu che parata ha fatto! Mamma mia Rimbu, polso durissimo per tenere fuori la botta di Cesaroni e prendersi gli applausi della sua panchina, mamma mia Rimbu! Da quella parte c'è Gelonese, palla un po' timida, Gelonese riesce a lavorare il pallone, ancora Les Samb, palla messa dentro, Bonello con stop, poi calcia in diagonale Murato la prima volta, ricama dentro l'area di rigore, mamma mia, bicicletta spaziale di Sparacello, 3-0 Roma City, che gol! Prova a ritagliarsi lo spazio, riesce anche ad arieggiare bene la manovra, super stop con la suola di Cesaroni, passo doppio, poi Cesaroni calcia, graffia il pallone a Rimbu, corner! Nello spazio ci si butta Iacullo che è fresco e sprinta forte, Iacullo ad affettare il Roma City, Iacullo a calciare e a bucare Rimbu, bel gol di Iacullo. Palla verso Visani che ancora una volta tantissimo spazio, non esce nessuno, Cesaroni si sovrappone da quella parte lì, sì. Cesaroni, doppio passo, Cesaroni in mezzo a due, grande giocata del 10, poi calcia Murato una prima volta, ancora Cesaroni, la palla galleggia, non ci credo, riapre la partita il Vasto Girardi con il quinto gol in campionato di Caon, 3-2. Miglio, stop, attenzione che arriva Cesaroni, rimette sopra Scognamiglio, il movimento di Sparacello sembra buono, Sparacello si coordina, Napoli spinge e poi Ingretolli scaccia via le paure, riporta a distanza di sicurezza il Roma City dalla panchina, Ingretolli ci pensa lui. Scandaglia l'area di rigore, Capece, poi mette questa palla intelligente verso Ingretolli, che parata di Antonio Nappo che la toglie da sotto la traversa. Fischia tre volte Piero Marangone, una partita che è specchio totale della stagione del Roma City che all'ultima giornata di campionato, sull'ultima goccia di sudore, vince in casa e si prende un posto ai playoff. Grazie per essere stati in nostra compagnia e un saluto da Gabriele Cascella.